Voglia di talk radio? Ascolta anche tu, letteralmente, Radio Yoga Network. Insieme è meglio. Oh, devo dire che oggi i nostri macchinari sentono il caldo, eh? E lo so, è forse dovuto al compleanno della Jacqueline in corso, anche perché sta facendo, perché le fa lei, visto che il compleanno non dovrebbe lavorare, invece tra il trasloco che stiamo così effettuando, due mangiatine di fiori di zucchetto che li sta preparando. Lo so, senza acciuga, no, stanno arrivando i messaggi, calmatevi, è venerdì, non è sabato, lo so, e io lo so che sono Maurizio DJ, lo so, tanto lo so. No, scusate perché ho sentito una voce, non so se vi è arrivata, ma se vi è arrivata bene, se no vi arriverà questa voice della Jacqueline, perché oggi il suo compleanno lavora tanto, è contenta la Jacqueline, e se è contenta lei potremmo sentire la Spisni, no, la Spisni la sentiremo un po' più avanti, verso metà ottobre, novembre, adesso vediamo un po' quanto tempo. Comunque benvenuti su letteralmente Radio Yoga Network dallo studio zero Rete Ferrari. No, scusate se rido, ma c'è la Jacqueline che sta chiedendo che pile vanno su una specie di qualcosa che, volendo, si può sentire l'FM di Ciao Radio. Oh, che bello, che bello. Sì. No, non vuole ascoltare Ciao Radio la Jacqueline, no, perché ha fame. Beh, ma non c'è problema, si ascolta Ciao Radio, ma Ciao Radio si può ascoltare anche in televisione. Non vi dico ora, ve lo dico frappè, no, ve lo dico nella prossima puntata, perché insomma dobbiamo sentire lei, perché se non sentiamo lei, cosa facciamo? Anzi, vogliamo sentire invece lui? Cambiamo. Troppe femmine, stop, visto che è il compleanno della Jacqueline, facciamo parlare lui, sì, lui, Paolo, vediamo un po' se è in linea, sì, certo che dovrebbe essere in linea, allora la regia mi passa la telefonata, c'è Peppino in regia oggi, lo spazzacammino, sta parlando con qualcuno, Peppino? Ah, sì? Beh, ottimo, che bello. Io non sento nulla, comunque va bene. Ecco Peppino, no, perché parlava con Nando il Gallo, Peppino, Allora, vediamo un po'. Allora, possibile che non si trova mai nessuno, Io capisco che tutti stanno attendendo la D'Urso, che inizia, la domenica. Riprende la D'Urso, la Barbarella, col cuore. Ecco, non solo... riprende. Ecco, cosa dice la Jacqueline? Ecco, come mai che non risponde nessuno? Ecco, non risponde nessuno, va bene. Allora vediamo se c'è lei, andiamo a trovare con suo marito, vediamo se sono in viaggio, spero di no, perché stiamo trasmettendo ovviamente, noi qui dallo studio zero Rete Ferrara. Oh. Buongiorno. Lei sa buongiorno. Che oggi festeggiamo, sì. E poi? Ah, sì? Sì, festeggiamo la Jacqueline, che è il suo compleanno, tra l'altro. Auguri! Ah, sì? Oh, che carina! Ti sta salutando, vuoi cantare? Oh, che meraviglia! Tanti auguri a te! Ecco, arrivano, ecco, abbiamo poco tempo, vai avanti. Non abbiamo più 40-50 minuti, dobbiamo dare la linea alla rete mondiale, purtroppo vengono troppi canali finché non rivediamo un po' tutto. Sì. Allora, canta che ti passa. Tanti auguri a te, tanti auguri. Non mi chiedo il nome, Jacqueline. Cioè, chi la chiama Jacqueline? Tanti auguri a te,
Sì, e poi? Basta. Basta così, no, 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 ci pensiamo il prossimo anno, eh. Ascolta, no, io capisco che se Guglielmo Marconi, che ha inventato la radio, fa un giro nella catacomba e ritorna lì, eh. Ecco, vuole lanciare lo stacco di Guglielmo Marconi? Adesso pubblicità. La gallina razzola il terreno. Guglielmo Marconi è inventore della radio e noi di Letteralmente Radio Yoga Network siamo il nettare dell'etere in streaming, audio podcast 365 giorni su 365 day. Canalizzatevi. Ecco, no, perché io capisco che Guglielmo Marconi, hai sentito che meraviglia di stacco che l'ho creato io, eh? Eh sì, è molto bello. È proprio un'idea veramente geniale, ma è il momento, beh, di pranzo perché è scattato mezzogiorno, eh? Che ore sono oggi? Non ho mica visto che lo sono. Ah, lo dico io ora. Sì, lo dici Dimmi che lei, giorno è allora. dottore. Il 10 settembre 2020. No, c'è la Jacqueline che mi corregge, non è il 10. Come non è il 10? Sì che è il Non ha 10. studiato lei. Non la chiamo più. Stop, lei non farà più parte di noi. Donna della simpatia. Com'è che ti ho chiamato, dottoressa? Bisogna che vi do dei nomi, ci stiamo dimenticando. Morena? Sei svenuta? Ah, è l'11, brava, l'11, venerdì. Sì, lo so, ma sono le ore 12, 10 minuti, 43 secondi, 29 decimi. Io ho una fame che non ti dico, ma tu invece come sei apparecchiata lì, con tuo marito? Apparecchiata che mangio i cosi, I gli cosa? spaghetti con il gorgonzola. Ah, col gorgonzola, Sì, ullala. Io sì. parlavo, non so con chi o con qualcuna delle mie fan, che mi sono fatto un pizzone gigante a base di tre formaggi, non quattro. Ecco, dal formaggio alpino, formage, dicono en français, coutez-moi, je parle en français, e salutiamo tutti i francesi, all'ascolto. E poi abbiamo fatto l'alpino, il formaggio montanaro e il formaggio svizzero, l'Emmental. Ecco, io ho sempre creduto, desiderato che in Italia si vedeva la televisione della Svizzera italiana, perché io non capisco perché Antenne France 2 arriva in Italia grazie anche a Garbo, che è l'editore che trasmette il segnale in più parti di regioni italiane. Sta aprendo il gorgonzola lei o è la mamma? Perché sento un rumore. Sì? Fai la traduzione perché, sai, ti ascolto in tutto il mondo. Mi parli in esperanto oggi. Se avete mangiato del maiale, in Allora. dialetto ferrarese si dice busgat. Allora, negativo, negativo. Perché noi abbiamo le tigelle a base di quattro formaggi con le frittelline che fanno molto fior di zucchetto ai formaggi. Guarda, se tu mi dici basta, io gli faccio preparare la Jacqueline la pasta. E nelle frittelle. Perché ridi? Ah. E nelle frittelle ci faccio aggiungere non un'acciughina, una sarda, ma la mozzarella pensando a te e tua mamma che in cucina state preparando gli spaghetti alla gorgonzola. Sì. Ma tuo marito anche lui partecipa alla mensa? Ah, non dice no? Ma sai, una volta in radio, le prime radio negli anni 1980, stavo dicendo 1800,
1980, 1990, 2000, era il momento delle dediche e richieste, tra cui io pubblicizzavo la mia trasmissione, oltre che conduttore artistico, conduttore tecnico, facevamo tutto, bene, la domenica pomeriggio, in dove non solo in radio come promo, ma anche sui giornali. Ah, sui giornali non lo sapevo. Lo so, ora lo sai, vedi. Allora, carissima Morena, dove ti possono rintracciare se qualcuno pensa a te in televisione? In radio no, perché è mia. Lo dico. In web TV probabilmente verrai sotto di noi, Se vogliono, gli do il numero di telefono. No. Devono contattare il sottoscritto. Ricorda la mia mail. Pronto? Sì, un attimo, che non sono preparata. Aia, lei ha studiato come il dottor Loris, eh? Beh, no, insomma. No, di più, penso. È più preparata, lei? Okay. Ha fatto la scuola alimentare con la A? Sì, sono stata ai piani superiori io. Eccoci, mi raccomando, perché A non vuol dire amicizia, amore, vuol dire tutto, la parola A, sì. Sì. Affetto. Ma il suo primo, diciamo, playboy, che ha visto, non so, in una spiaggia, in montagna, com'è stato il primo approccio? Beh, insomma, non è stato tanto bello, perché comunque io sono sempre stata in carne e i ragazzi mi hanno sempre ignorato, perciò... Mi rideva dietro, mi diceva sì, io vengo insieme a te, sì, domani. E io ci sbavavo dietro. E certo, hai fatto bene, perché sennò ti trovavi 11 persone con quelli della riserva, insomma. Va bene, allora, carissima, mi ha fatto molto piacere, speriamo di sentirci 8, 10, 15 volte. Guarda! Cos'è che ha, Jacqueline? La Jacqueline, no, perché è passato il gatto di nero. Okay. Diceva, ma il suo compleanno passa un gatto nero, perché non si vedono le gazze, oggi non si vede nessun animale, io non lo so oggi. Dopo guarda la foto che ti ho mandato, che ho fatto le treccine. Non le ho viste, dove? Adesso ti ho mandato, ti mando il messaggio. Sì. Cioè, anche... le treccine lunghe fino a metà schiena. Ah, sì. No, perché più tardi noi dovremmo andare a festeggiare al mare questa sera, a mangiare. Che bello. E probabilmente ti chiamiamo, ma sì, ma guarda, ti metto in playlist. Ecco, come fossi un brano musicale, in playlist. Allora, signori, scriveteci, ma dobbiamo chiudere, purtroppo, il tempo tiranno. Scrivete purtroppo, ma dove? Purtroppo per voi è meglio, anche per pubblicità, radio, televisione, eventi, poi tutte le novità che abbiamo in cantiere. Maurizio, Etta, associazione, ma che lodi, ma cosa stai dicendo? Niente, che mi contattano nei miei siti su Facebook, Maurizio Spazio Lodi. Ma chi è che ride lì? Io sono che rido. Ah, ma sei tu? Ma che ridarola. Allora, chiudiamo con presto che tardi, ancora auguri di buon compleanno. Io invece vi saluto qui. Ciao a tutti da Maurizio DJ e alla prossima. I migliori saluti. E vai con la canzone, Morena. Tanti auguri a te, tanti auguri a Jacqueline, tanti... Ha detto vai a far d'arde bisacchin, che vuol dire vai nella camicia, no, nella giacca, scusa, perché è tardi, siamo in rosso, di tuo marito, e porta fortuna. Sì. Salutiamo tutti, okay. Che è tardi, ciao.